so, tutto questo scricchio lì. I termini propri di violenza, di ferocia, di malvagità mi sembrano difficilmente applicabili al mondo degli animali, agli animali. Per quanto ricordo queste impressionanti immagini di animali che fino ancora, credo al 5 o al 600, venivano puniti come uomini per delle violenze commesse, un cavallo che risarcionava il cavaliere causando la morte veniva ucciso, veniva giustiziato, impiccato, decapitato, quindi si attribuiva agli animali una violenza deliberata, insomma, mi sembra applicabile. I confini non ci sono, perché non c'è una parte animale dell'uomo e un'altra che non lo sia. Io penso che l'uomo sia un animale speciale, ma insomma anche nei moti più sublimi o più intellettuali o più cerebrali c'è una radice comunque di essere vivente. Animale proprio vuol dire essere che ha un'anima, che è vivo, anima nel senso che è vivo, vivente. Finché ci sarà c'è una parte vivente dell'uomo, quella parte è animale. La caratteristica tipicamente umana è quella di indirizzare, di selezionare, di raffinare la violenza. Diciamo, esiste una tipica insistenza umana nell'usare la violenza, una deliberatezza che va ben oltre qualsiasi istinto, la sopraffazione, di aggressività che gli animali naturalmente hanno, che tutti gli animali hanno, compreso l'uomo. Però l'uomo è riuscito a raffinarla e quindi a realizzare atti impensabili. L'uomo è in grado di attuare l'impensabile. Nel comportamento invece degli animali c'è una prevedibilità così, che li esenta anche dal giudizio morale. Cioè la responsabilità. Non sono un etologo, quindi non conosco abbastanza il mondo animale per poter tranciare un giudizio, dire cose insomma, che non siano banali. Però vedo che negli scontri, per esempio, tra gli animali, molto spesso, cioè nella loro stessa specie, sono scontri rituali, cioè che si risolvono in modo incruento, sono delle parate, delle manifestazioni, uno si fa più grosso dell'altro e l'altro si ritira, questo, in tutte quelle schermaglie tra maschi dominanti o non dominanti dei vari branchi si vede sempre che di rado poi il duello termina col sangue, il più debole si ritira. Una caratteristica molto invece umana è proprio che i deboli possono allearsi con i forti, possono vendicarsi dei forti, non si sottomettono naturalmente. Cioè, come diceva Hobbes, è la naturale eguaglianza tra gli uomini a creare la violenza. Se gli uomini fossero come nella natura, organizzati gerarchicamente o gerarchie fisse, immutabili, molto probabilmente ci sarebbe una minore quantità di violenza. Invece è proprio la naturale eguaglianza dell'uomo a causare il conflitto. Ai fini di quel conflitto c'è un'inventività nella società umana che è senza fine. Ora naturalmente la stessa inventività che poi scrive il clavicembalo ben temperato, cioè l'inventività l'uomo mette in ogni sua attività, benefica o malefica che sia, però penso che sia proprio dello stesso tipo, della stessa ingegnosità, ecco. L'ingegnosità nel male francamente negli animali non la vedo, quindi non è un perdono che faccio per queste povere creature. Al contrario, però sicuramente non c'è stato nulla nella storia di inventivo quanto il fare il male, perché fare il male è più facile di fare il bene, cioè così. E dunque, non so chi lo diceva, se diventerò famoso perché ho costruito il Colosseo, diventerò famoso perché lo distruggo. La distruzione è alla portata di tutti quanti. Invece la creazione, infatti penso che molti distruttori siano dei creatori falliti, in sostanza.